Ma non basta. Qualcuno aveva detto che non avrebbe cantato oggi. No, però dipende. Grazie. Suoniamo il tavolo. Allora, io innanzitutto vi ringrazio per essere qui, chiedo la massima collaborazione perché lo spazio è abbastanza grande, ma insomma, confido in voi, ringrazio Universal, ringrazio Feltrinelli, ringrazio Manu, alias Dolce Nera e tutto il suo staff per avermi invitato qui. E farò un paio di domande, poi se qualcuno ha qualche curiosità potrà appunto intervenire, così andremo poi dopo a firmare le copie del disco. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo che il disco è in vendita in cassa, per cui potete approfittare di questi minuti. Parliamo del disco. Le stelle non tremano, Supernova Edition. In un momento in cui la fisica... Ho detto male, sì, No, Supernova è fantastico. Come ho trovato Supernova rispetto al 2.0, volume 2? Non è geniale. Sì, tra l'altro la fisica è fantastica. La fisica in questi giorni ti ha aiutato. Una giornata intera di cervellamento. Dica. Dicevo, la fisica ti ha aiutato in questi giorni per la promozione con le scoperte sulle onde gravitazionali. Ah, è vero. Aspetta un attimo. Ma chi me la racconta bene questa storia? Perché... siccome sono stata un attimo impegnata, non ho percepito oggi anche in un'intervista a RTL, mi hanno detto questa storia e ho detto, cazzo, che cos'è? Poi non sono stata lì a chiederglielo in diretta, ma te hai sentito bene? Io ci proverei perché ho un fidanzato fisico che ha provato a spiegarmelo. Questa cosa è più importante con una Supernova. Spiegazione a prova di cretino, ma credimi, non ci sono arrivata.